Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli straccetti di pollo e patate a Varoma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a tocchetti, pangrattato, parmigiano, salvia, rosmarino, olio, aglio, prezzemolo, sale fino, pepe nero, petto di pollo, pomodori pachino, olive nere e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la salvia, il rosmarino e il prezzemolo, il pangrattato, il parmigiano, l'aglio, un po' di pepe e un po' di sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 7. Trasferiamo il trito in un contenitore. Adesso andiamo a panare i nostri straccetti. E li posizioneremo all'interno del vassoio e del Varoma rivestiti con carta da forno. Senza lavare il boccale mettiamo l'acqua. Mezzo cucchiaino di sale. Posizioniamo il cestello. Mettiamo le patate. Mettiamo un po' di sale anche nelle patate. Un po' di pepe. Con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo il Varoma dove abbiamo messo il nostro pollo. Mettiamo un po' di pomodorini. Saporire con un filo d'olio. Facciamo la stessa cosa anche nel vassoio. Chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimby per 25 minuti. Temperatura Varoma, velocità 2. Gli straccetti di pollo sono cotti. Adesso anche le nostre patate sono cotte. Andiamo a impiattare. Straccetti di pollo e patate a Varoma. Grazie e alla prossima ricetta.